anche in sovrapposizione, quindi giustamente costringono sia Mora. Attenzione, ancora il tentativo con Gagliardini che sfiora il palo. Sì, quando c'è il recupero palla, non è proprio per lui, riesce a toccare, c'è il tentativo di Paloschi, il tocco di Handanovic, sarà calcio d'angolo, prima occasione pericolosa anche per la SPAL. A trarre proprio dalla marcatura sul bomber, lasciando troppo gli esterni. Gagliardini prova ancora la botta, fuori dall'altra parte. Si è fatto bene, anche se avevano fatto il taglio sia Candreva che Icardi. Preferito Borca Valero, Perisic di prima, Icardi, João Mario prova ad andare, calcio di rigore. Calcio di rigore. È tutto pronto. Parte Icardi, 1-0 Inter, è sempre lui e sono 5, Maurito Icardi. Sì, non ha avuto neanche un tentennamento, ha visto Gomisca. Gagliardini per Candreva, pensa al tiro, parte la botta, la tocca Gomis. Sì, l'ha toccata, ha fatto una gran parata, adesso gli danno il calcio d'angolo. Profondo per Paloschi, che può calciare! Non riesce ad essere preciso, una palla colossale. Ma della SPAL c'è Viviani con il suo destro. Palla interessante, fuori di pochissimo. Skriniar ha un po' di spazio, allora guadagna metri. Pensa anche al tiro, va a calciare, traversa incredibile di Skriniar con Gomis che è rimasto a guardare. Sì. Prova ad andare, va giù, tutto regolare. Pallone nel mezzo. Perisic ci pensa al volo, che gol, che gol, che gol, che gol, Ivan Perisic, straordinario. E poi dopo quando vai fuori classe possono succedere queste cose. Perisic...